a tutti, sono Cecilia, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con Discover Messina Sicily Racconta. Vi ricordo di iscrivervi alle nostre pagine, di condividere i nostri contenuti con i vostri amici e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al nostro canale YouTube semplicemente cliccando su iscriviti che è in basso. Oggi voglio parlarvi di uno dei miti pagani più celebri in Sicilia, ovvero il ratto di Proserpina, che è famoso sia per le metamorfosi di Ovidio sia per il gruppo scultoreo del Bernini. Il ratto di Proserpina ha luogo vicino Enna, sul lago di Pergusa, e oggi scopriremo insieme questo mito. La dea Demetra era particolarmente amata dagli uomini, proteggeva il lavoro dei campi, faceva maturare i frutti e biondeggiare il grano, ricopriva la terra di fiori e di erbe. Ella aveva una figlia, Proserpina, una fanciulla bionda e soave, sempre sorridente, con due occhi grandi e fiduciosi. In un mattino sereno in cui il sole illuminava ogni cosa, Proserpina, in compagnia di altre ninfe, si divertiva a correre sui prati ricoperti di erba rugiadosa e fiori multicolori. Ad un tratto avvenne un fatto prodigioso, un terribile boato lacerò l'aria. La terra si spaccò e dal baratro balzò fuori, su un cocchio d'oro trainato da quattro cavalli nerissimi, un dio bello e vigoroso, ma dallo sguardo triste. Con le sue braccia possenti afferrò Proserpina e la trascinò con sé, incitando i cavalli a correre velocemente. Era Plutone, il dio delle tenebre, che, preso dalla bellezza di Proserpina, si era innamorato perdutamente di lei, aveva chiesto e ottenuto da Giove di poterla sposare, perciò era venuto sulla terra e l'aveva rapita. La fanciulla levò in alto terribili grida, ma nessuno udì la sua voce. Implorò il padre Giove, ma questi, avendo permesso il ratto, non poté aiutarla. I cavalli intanto galoppavano veloci. Proserpina, prima di entrare nel grembo della terra, rivolse alla madre un'ultima e disperata invocazione. Il suo grido fu così forte che montagne, boschi e prati fecero eco alla sua voce. Demetra l'udì dall'Olimpo, sconvolta dall'ansia, scese volando sulla terra, cercò ovunque la dorata figlia, vagò per 9 giorni e 9 notti. All'alba del decimo giorno, quando ogni ricerca risultò vana, la dea, in preda alla più folle angoscia, interrogò il sole. «Dimmi la verità», implorò, «tu che dal cielo tutto illumini, dimmi chi l'ha rapita e in quale luogo la vedesti». Il sole ebbe pietà di lei e volle rassicurarla. È stato Plutone, il dio delle tenebre, a rapire la tua diletta figlia per farla sua sposa. Ora Proserpina è laggiù e con il suo sorriso rallegra quel tristissimo luogo. Demetra, sempre più disperata, si allontanò dall'Olimpo e si rifugiò ad Eleusi, in un tempio a lei consacrato, dimenticandosi della terra che aspettava la sua protezione. Poco a poco i frutti marcirono, le spighe seccarono, i fiori e i prati ingiallirono e infine la terra divenne brulla e riarsa. Giove, allora, mandò Mercurio dal re degli inferi affinché lo persuadesse a rendere la fanciulla alla madre. Plutone non osò disubbidire al volere di Giove, ma meditò in cuor suo di non restituire Proserpina per sempre. Esortò la fanciulla a salire sul carro che doveva ricondurla sulla terra. Prima che ella si allontanasse, però, le offrì alcuni chicchi di melograno. Proserpina li accettò, ignorando che per un'antica legge divina i rossi chicchi di quel frutto l'avrebbero per sempre legata agli inferi. Insieme a Mercurio, la fanciulla ritornò nel mondo della luce e si recò nel tempio di Eleusi, dove trovò Demetra. Al solo vederla, la dea si trasfigurò in volto. Corse incontro alla figlia e l'abbracciò teneramente. Si consolarono a vicenda e parlarono a lungo tra loro. Allora Demetra comprese che il legame tra la sua amata figlia e Plutone era ormai indissolubile e perciò chiese a Giove di poterla avere con sé almeno una parte dell'anno. Il dio dell'Olimpo acconsentì. Così Demetra ritornò finalmente fra gli dèi e la natura si risvegliò. Da quel giorno, ogni volta che Proserpina torna mo nel mondo, i prati si ricoprono di fiori, i frutti cominciano a maturare sugli alberi e il grano germoglia nei campi. È la stagione della primavera. Spero che questa storia vi sia piaciuta e vi do appuntamento a domani con una nuova imperdibile storia raccontata da Discover Messina Sicily Racconta.